Il concerto di stasera ha fatto il sold out, caro il mio Lorenzo Valeriani, che rivedo perché il tour ci ha portato in tappe distanti, il Rete 8 Tour Village in questa edizione, ma alla fine ci si ritrova. E qui a Francavilla questa sera tu sei parzialmente in relax, però ti faccio lavorare subito perché il Rete 8 Tour Village ha tante tappe in giro per la regione e vorrei che fossi tu ad anticipare quale sarà, la tappa successiva a quella di Francavilla. Sì, saremo innanzitutto, buonasera a te, buonasera a chi ci segue da casa. Saremo l'8 agosto in quel di Colonnella con una serata davvero bella, non solo per la location, ma anche e soprattutto per i protagonisti di quella serata lungo la scalinata appunto del paese in provincia di Teramo, con l'Orchestra Sinfonica Abruzzese e la presenza del cantautore Dino Taresco, un'altra cittadina fiorente della provincia di Teramo, Nanco, che diletterà i presenti ma anche e soprattutto i tanti spettatori di Rete 8 in una serata piacevole, estiva, ma direi soprattutto ricca di contenuti. Sì, perché saranno presenti i sindaci dei 23 comuni del cratere sismico. Ci sarà un incontro dibattito che preluderà poi alla serata vera e propria, che non sarà l'unica a Colonnella, perché l'8 c'è questa grande occasione con l'Orchestra Sinfonica insieme al percorso di Abruzzo dal vivo per ACS, che ringraziamo ancora una volta per la collaborazione. Ma poi le due sere successive si brinda. Sì, si brinda perché siamo stati lì anche l'anno scorso, ricorderai benissimo, 9 e 10 agosto, quindi nella stessa location, sempre lungo il centro storico di Colonnella, Calici di Stelle, con tanta musica, il talk, spettacolo, ma soprattutto l'assaggio di questi meravigliosi prodotti, i vini di Colonnella, famosissimi in tutto il mondo. L'anno scorso li abbiamo assaggiati. Devo dire, non sono un grandissimo intenditore, sono molto appassionato, posso confermare la qualità del prodotto. Naturalmente parleremo anche di gastronomia perché quel territorio ha le sue eccellenze, avremo anche un episodio culinario che vedrà l'abbinamento con gli esperti enologi e sommelier, ma di questo parleremo al momento giusto. Tu rimani per il concerto, sì? Io rimango, anche perché devo essere sincero, oggi è stata una giornata caldissima, forse la più calda dell'estate, per ora. Tra un po' la temperatura andrà a scendere, poi sto notando che dal mare, dall'Adriatico, sta arrivando un leggero venticello piacevole e quindi mangio qualcosina, assaggio un vino naturalmente abruzzese e poi rimango qui perché ci sono due artisti di livelli superiori e allora serata piacevole e sarò sicuramente qui. Ricarichi le batterie per le prossime tappe del Rete 8 Tour Village. Grazie a Lorenzo Valeriani, ci vediamo a Colonnella e ti lascio prendere posto perché qui di fronte a noi tu puoi già vedere il Blue Bar Village che ha un campionario di oggetti vintage da collezionismo, dischi, CD, locandine, copertine, c'è di tutto, veramente anche supporti tecnologici di una volta e c'è tutta la possibilità di degustare cose assistendo allo spettacolo anche dal maxi schermo che è sistemato lì. Qui nella zona del Piazzale, Siamo sold out stasera. qui sold out, stavo per arrivare a questo perché Gino Paoli e prima di lui Nada che sarà in versione acustica sul palcoscenico con la sua grinta, con il suo repertorio, fino alle ultime canzoni che l'hanno riportata alla grande ribalta, cantautrice molto particolare, lei di grande spessore anche personale, particolare anche con il pubblico, avranno questo compito, trasportare quella che è stata una platea che in tre serate ha visto il rock di Piero Pelù nella seconda serata, la prima serata, con la musica vintage, chiamiamola così, di Shel Shapiro di Maurizio Vandelli con l'orchestra d'archi. Ieri sera qui gli Stadio insieme agli Statuto hanno raccontato tanti decenni di musica italiana, dallo ska degli amici torinesi per arrivare poi ai grandi successi degli Stadio che hanno cantato qui in maniera corale tutti. Ecco, c'è tantissimo, tantissimo da condividere con chi è stato insieme a noi e anche con chi ci ha visti da casa, perché molti hanno seguito attraverso i grandi schermi sistemati in giro per la città, ringraziamo Francavilla per l'ospitalità, hanno seguito tutto quello che accadeva, quindi scegli il tuo posto e te la potrai godere tranquillamente. Io adesso vado a torturare nuovamente il direttore artistico Maurizio Malabruzzi, che è impegnato da mattina a sera, vieni Maurizio, vieni pure, da mattina a sera perché, ciao Lorenzo, rimani in zona perché Buona serata. ci divertiremo insieme. Maurizio lo vedo adesso in relax. Certo.
Abbiamo un orario che normalmente è invaso dai suoni del soundcheck. Questa sera abbiamo l'accordatura del pianoforte, dove abbiamo visto prima esercitarsi e fare un po' di riscaldamento Rita Marco Tulli, splendida jazzista italiana e non soltanto qui in Italia nota, che accompagnerà insieme al trio ovviamente Gino Paoli e prima Nada in versione acustica. Tutto tranquillo, un cielo meraviglioso, adesso la temperatura è perfetta, ti vedo rilassato. Possiamo prendere un drink, una cosa troppo, possiamo prendere un drink. Sì, devo dire, appunto, questo è il festival, cioè c'è un giorno dove c'è il panico, un giorno dove si sta più tranquilli, un giorno c'è la ressa, un giorno invece dove tutto fluisce tranquillamente. Questa è la bellezza anche di questo festival, di questa festa, cioè così non c'è regola, l'unica regola è nessuna regola. Questa ci piace molto, dovremmo parlare più spesso, assolutamente, ma a parte gli scherzi, questa sera Nada e Gino Paoli raccolgono un pubblico differente da quello delle altre sere, ma hanno raccolto grandissimo consenso. Tu li conoscevi anche personalmente per passioni personali, per frequentazioni di circuiti musicali ovunque, dovunque e comunque, e sono stati tutti concordi nella scelta di questi ospiti in questa serata? Beh, mi sembra che l'accoglienza ci sia stata. Io poi in apertura faccio proprio una prova. Alzate la mano, cioè proprio come si faceva a scuola, quindi, e mi sembra che finora sia tutto positivo. Ecco. Sì, ti ripeto, c'è stato giusto il tema Piero Pelù, ma è un tema che ci stava, è una prova, è servita anche per noi, per il festival, però c'era, insomma, cioè, siccome va bene tutto. E l'accoglienza, ma è proprio, e questo è il tentativo, quello che diciamo ormai un po' tutte le sere, è quello di cercare di accomunare più generi, più stili, più musiche, più persone, quindi, e quindi anche mondi forse incompatibili come quello jazz di Gino Paoli e quello rock di Piero Pelù, trovare questa formula. Questa sera questo palco sembra vuoto. No, sembra vuoto rispetto a quello che ha costruito ieri sera il gruppo degli Stadio, con un doppio palco, con un doppio LED, con le batterie messe sul secondo piano. Cioè, è bello proprio questo, è bello per questo, cioè non ci si annoia mai, non è mai la stessa cosa, perché poi alla fine quello è il rischio. Quindi invece noi cerchiamo di, appunto, cercare di trovare diversi temi, diverse musiche che si possono accomunare. Tu le hai viste? Io ho visto tutto il percorso e la definizione che mi veniva quando ti ho incontrato la prima sera è stato affabulatore. No, il talento di saper scegliere è anche un talento. Poi con Marino Bartoletti avete creato dei siparietti divertenti, interessanti, informativi, ma gli ospiti ci sono ogni sera, perché nella seconda serata c'è stata quella splendida fotografa che ha un talento particolare per... Stasera mostrerò, ha mandato su Facebook, ha rimandato delle foto che erano state pubblicate dicendo che è stata una serata meravigliosa e che qui sia lei, hanno scritto una cosa proprio specifica su Francavilla al Mare e anche Willy Nye, che chiama East Coast of Italy, però è così, è bellissimo, potrebbe essere un po' più ampio, sai, gli americani sono tutto esagerato, tutto esagerato, tutto grande, però l'ospite di questa sera è ancora più importante, posso dirlo, perché è un amico, un giornalista, un critico musicale, ma anche un tecnico della musica, per cui riesce a... Prima mi ha raccontato una cosa pazzesca, che c'era un suono, un rumore che rientrava nelle casse, pensavano che fosse una distorsione semplice, mentre invece era un battimento del mi che il contrabbassista ha trovato e ha accordato gli strumenti in maniera differente ed è finito quel rumore. Quindi conoscere la musica non vuol dire solamente sapere chi sta prima in classifica, conoscere la musica, conoscere la musica. Vivere la musica a tutto tondo, ecco qui, ma sì, è un passo da noi, Stefano Bonagura, nome noto. Assolutamente, mi metto in mezzo, sì, assolutamente. Benvenuto Stefano. Grazie, ben trovati. Grazie per aver accettato di stare con noi in questa diretta che abbiamo chiamato l'anteprima del Blue Bar Festival qui a Francavilla. E grazie a Maurizio abbiamo potuto incontrare diverse persone che hanno esperienze diverse ma tutte splendidamente personali nel mondo della musica. Lui ti ha presentato, ti ha anticipato come critico musicale, giornalista, appassionato di musica ma anche tecnico. Detto oggi può essere quasi pericoloso, tra virgolette. In realtà la musica, quando ti appassiona, diventa parte della tua vita e non pesa mai. Anche quando bisogna essere un po' critici, perché se fai parte di una giuria come Musicultura, per esempio a Macerata, lì c'è un discorso trasversale di passioni, attenzione tecnica, ma ci sono anche tanti talenti con cui è bellissimo condividere ed esplorare. Pregi e difetti. Ma sì, poi tecnico è una bella parola, devo dire, a me la musica è sempre piaciuta e quindi sono diventato quello che sono
perché è stato naturale così, mi è capitato, diciamo, e sono capitato bene. Il tecnico sta nel fatto di avere la passione anche per quello che sta dietro la musica, per cui nell'approfondire il rapporto con i musicisti, capire i loro perché, la nascita del suono, a me mi appassiona in particolar modo. Parola e testo naturalmente nel caso di una canzone d'autore, ma in generale è un po' questo, il tecnico è quello, e poi capire anche quello che circonda il fare gli spettacoli, cioè dagli impianti, cioè sono cose che mi hanno sempre appassionato e mi sembrava che parlare di musica anche in senso critico senza sapere cosa c'è dietro fosse veramente molto carente. Non è una critica, ma è un modo di approfondire dei contenuti che secondo me sono doverosamente da approfondire. Cioè Malabruzzi che... Maurizio, Stefano, io ti dovrò ringraziare, hai trovato un gemello. Stefano in realtà è anche uno dei fondatori di una rivista che si chiamava Fare Musica. Che altro vogliamo dire? Cioè fare musica è proprio quello, vuol dire scriverla, suonarla, interpretarla, capirla, ragionarla. E con quella rivista, che era fatta da appassionati della musica, in realtà si cercava di entrare proprio dentro il brano, dentro lo strumento che si suona, dentro proprio la musica. Ovviamente è finita la rivista perché ci sono altre cose nella vita. Cambiano i tempi, ma io ne ho ancora alcune copie, le ho conservate gelosamente perché le cercavo, le trovavo e me le tengo, immagino di sì. No, certo, ma ho trovato appassionati che chiedevano se c'era la disponibilità di copie, perché evidentemente, diciamo, avevano dei contenuti che molto probabilmente in quell'epoca, parlo dagli anni 80, primi anni 80 in poi, forse non si trovavano da altre parti, ma poi comunque ci sono state altre riviste. Il punto è che l'ispirazione nasceva dal fare una rivista per appassionati di musica o musicisti, ma fatta da musicisti, ecco, o da tecnici o da appassionati con basi tecniche. Era un gioco molto semplice di fatto, che però in Italia ancora non era stato fatto. Tutto qua. Io ti ringrazio a nome di tutti quelli che aspettavano una cosa come questa già da allora. Oggi forse con il web molte cose si danno per scontate, sì. Però io ad esempio mi sono presa, parlavamo del mercatino che è lì al Blue Bar Village in questi giorni, ho trovato un libro con dei contenuti, me lo sono preso di corsa perché non li trovo nemmeno sul web. È un libro fatto come si faceva una volta, con delle immagini, delle illustrazioni, parlando di musica e di strumenti, ma sul web non trovi tutto quello che vorresti, trovi quello che vogliono farti trovare. Ma allora, sì è vero, ma fino a un certo punto. Io trovo che in rete si trovino degli argomenti tanti, spesse volte poco approfonditi e delle volte approfonditi male per inesperienza, molto semplicemente. Questa è la carenza, ma c'è talmente tanto e la disponibilità è infinita che poi uno, se diventa utente di ciò, deve saper capire che cos'è vero, cosa non è vero, cosa è superficiale, cosa non è superficiale. Tu parli poi di un mondo come quello dell'editoria, cioè trovare dei libri fatti in una certa maniera, ma il mondo dell'editoria, come tutto il resto, è cambiato radicalmente nel mondo. Non esistono più i correttori di bozze, non esistono più una serie di fasi che c'erano nel mondo dell'editoria. Semplicemente è cambiato questo, ma non necessariamente in peggio. Su certe cose c'è una superficialità, perché c'è una superficialità di fondo su tutto, eh? Cioè non è che parliamo di musica oppure di editoria superficialmente, si parla di tutto con superficialità. Per quello che il mondo è questo, l'evoluzione va avanti, noi ci adeguiamo, dicono che chi sopravvive non è la specie più intelligente o più furba, è quella che si adatta di più. Darwin. Dicono, lo dicono in tanti, Darwin ha cominciato e poi vedremo se è vero nel l'evoluzione tempo. L'evoluzione della specie. Delle volte va indietro invece che andare avanti. La cosa ci comincia a preoccupare, ma parliamo di cose positive, sì. Parliamo di musica, di palchi, di concerti. Maurizio è abbastanza rilassato, però non perde di vista e d'orecchio nulla, assolutamente. E tu hai seguito tanti concerti, probabilmente di Gino Paoli nel tempo, fino ad arrivare a questa sua evoluzione. Questa sera ha preceduto il suo concerto da quello di Nada in versione acustica. L'abbinamento è azzeccato, ci hanno amplificato in piazza, va benissimo, questo è un soundcheck perfetto, scusate ma siamo in diretta per cui succedono queste cose, non c'è nessun problema. Sì, per un momento abbiamo seminato il panico tra gli utenti qui intorno che stanno aspettando gli artisti, tranquilli, non è successo nulla. Dicevo, il tuo parere su questo doppio concerto, Nada, Paoli, come li vedi? Ma
è capitato tante volte di vedere separati naturalmente questi artisti. Vedo una signora che ha fatto un percorso molto interessante nella storia della canzone italiana, dai primi Sanremo al dedicarsi con molto orgoglio e passione al repertorio di Ciampi, ha una scrittura molto più impegnata di quella che era quella delle canzoni dei suoi primi tempi, allo scrivere semplicemente da scrittrice e quindi a dedicarsi a tipi di scrittura completamente diversi. Quindi una persona che ha avuto un'evoluzione grossa, importante, profonda, che si è confrontata con le nuove generazioni andando in giro con gruppi di generazioni diversi da lei, e la rivisitazione del suo repertorio più popolare con un trio, Masolella, Spinetti, purtroppo Fausto ci ha lasciato, non c'è più, ma tutte queste cose fanno parte di un percorso molto articolato, profondo e molto interessante, che non è proprio tipico di tanti artisti, per cui lei è una persona ed un artista che ha fatto tutto ciò e per questo va la mia stima a nada. Gino Paoli, ma dai, cioè, che cosa gli vuoi dire? Credo che abbia segnato generazioni e generazioni di ascoltatori, di appassionati, di innamorati, di tutte quelle anche sane banalità di cui possiamo parlare, ma fondamentalmente ha stabilito una serie di punti fermi nella canzone d'autore, quella classica, storica, italiana, che ancora rimangono dei punti saldi. Ora, c'è stata un'evoluzione secondo me nel canto di Gino negli anni, al di là della sua storia di autore, della sua intelligenza, della sua arguzia, della sua serietà, profondità e anche giusta cattiveria in certi momenti, reazione, no, un bel carattere. Ma l'evoluzione per me più interessante è stata quella sul canto, cioè è diventato un cantante coi controcavoli. È una cosa che in età come la sua, veneranda e rispettabile, per cui io tanto di cappello, mi tolgo il cappello, oggi canta come pochi. Sono d'accordo, perché l'ho incontrato qualche anno fa, ho avuto il privilegio di vederlo e ascoltarlo con una formazione jazzistica simile a questa, non erano gli stessi artisti ma di uguale spessore, e conquistò l'intera platea. Questa sera avete fatto il sold out, quindi già a monte. A mani basse lui conquista la platea, cioè basta che gli fa uno sguardo di un certo tipo, che gli racconta due o tre canzonine di quelle giuste, beh, cioè. Sai cosa mi piace a me di Paoli da sempre? Che è svogliato, cioè fondamentalmente, sì, però questa cosa che è svogliato, canta, poi ci pensa, poi ci riflette un po' sopra, poi la butta lì, poi ti metto una nota che è quella, solo quella, non è nessun altro. E c'è questo tono un po' così, un po' tranquillo, rilassato, al limite, no? Cioè, io lo chiamo proprio svogliatezza contenta, cioè una svogliatezza possibile, una nonchalance, non so come dirla. Poi però quella nota che regala, quella frase che regala, sembra un regalo enorme al pubblico, in realtà non c'è nulla di casuale in quello che fa Gino. Sì, io mi riallaccio un po' a quello che dice Maurizio, perché non è il tipico piacione, ma è un piacione che dissimula il piacione. Per cui lui la butta lì, fa finta di, però in realtà, cioè, ha imparato, no? Sa bene come fare, lo sa da tanti anni e lo usa. Ma è lo stesso concetto, quello che stai esprimendo, che Paolo Conte. Paolo Conte è lo stesso, cioè sono qui, canto questa canzone, non vorrei cantarla, cioè, però adesso vabbè, ho anche il kazubi, suono questa cosa in più, se c'è una marimba, ma sì, mettiamoci una marimba, però stavo a Asti a prendere un aperitivo, cioè fondamentalmente, e questa cosa io la trovo fantastica, perché poi invece nel frattempo ti inondano di suoni, di emozioni, di sensazioni, di tutto quello che vuoi tu, fantastici, no? Cioè unici, saranno 5, 6, quanti sono in Italia quelli basilari? Quelli pochissimi, ma questi sono gli animali da palcoscenico, che non hai detto debbano fare tanto rumore, no. L'animale da palcoscenico è una persona che sta perfettamente a suo agio sul palco, felice di esserci e vuole assolutamente
in quel momento far sbirciare il pubblico in quello che è il suo mondo, finché lo dice lui. Sì, a me piace proprio questa nonchalance. Uno che ti spara con nonchalance, sapore di sale, il cielo in una stanza e poi t'ammolla, ti lascia una canzone. Tu sei sdraiato praticamente. Che fai? In quanti possono farlo? Beh, io signori, vi propongo 300 registrazioni, facciamo una serie di trasmissioni per la prossima edizione del Blue Bar, io mi prenoto. Con Stefano Bonagura, grazie di vero cuore per averci regalato sul palco, vi guarderemo, vi ascolteremo ovviamente perché voi farete il vostro duetto. Sì. Senti, ovviamente ci stiamo preparando, questa sera va vissuta questa serata come se fosse in un club, in un grande teatro, in un grande teatro all'aperto, un'arena, chiamiamola come vogliamo, quindi quasi con un filo di voce. Domani sera invece può accadere di tutto, non dico altro. Domani sera vi dico solo che... prima c'è Icastico, che è un giovane cantautore molto particolare, molto apprezzato tra le altre cose, e poi il gran finale con The Original Blues Brothers Band, quindi venite, ma poi c'è il sito, esplorate, vedete, informatevi, ma dal vivo è tutta un'altra cosa. Grazie a Stefano Bonagura, grazie a Maurizio Malabruzzi, grazie a tutto lo staff, ci vediamo tra pochissimo con il concerto. Ciao.